Seguici su lefonti.tv come state facendo soprattutto oggi che c'è la nostra Trading Week, ogni anno arriva, in realtà abbiamo inaugurata l'anno scorso e anche per questo 2021 abbiamo deciso di dedicare ancora più spazi proprio al trading e all'operatività, naturalmente analizzando il trading sotto tanti punti di vista che poi nel corso della settimana vi sveleremo attraverso i nostri ospiti. Abbiamo voluto un po' definire l'appuntamento come Top Traders in perché naturalmente molti sono ospiti nostri affezionati, insomma, che ringrazio sempre per la collaborazione, molti sono nuovi, ma insomma c'è la possibilità attraverso la Trading Week ancora di più di vedere le strategie e l'operatività a confronto. Poi naturalmente ciascuno di voi farà le sue dovute riflessioni. Intanto non poteva mancare Andrea Cartisano, che saluto e ringrazio per essere con noi anche per oggi. Andrea, buongiorno. Ciao Manuela, un caro saluto a te e a tutti i telespettatori delle fonti. Andrea, tu ce le sveli sempre un po' di regole, più che altro perché consigli, no? Dici la tua su come bisogna operare sui mercati, ma ancora di più, lo leggiamo anche in sovrimpressione, lo sto chiedendo a tutti i miei ospiti, se dovessi chiederti le 2/3 regole d'oro di un trader che vuole naturalmente fare questo mestiere come si deve, quali mi daresti? Ma allora, diciamo che ogni trader ha delle sue specifiche, verrebbe da dire. Ovviamente per la mia operatività questo mercato che sale solo non è così, diciamo, facile da sfruttare perché io sono convinto che ci siano comunque, come dico, da settimane degli eccessi davvero incredibili, non tanto a livello di indice o di futures ovviamente, quanto a livello di singoli temi. Per esempio, io a meno che non ci sia un'operazione straordinaria della quale ovviamente non sono a conoscenza, io non mi spiego il rally che ha avuto Culti dalla seconda metà di gennaio, avendo fatto un più 100% a fronte di un buon bilancio. Ci mancherebbe, mi pare abbia fatto 1,6 milioni Sì. di utile, però il titolo è arrivato a capitalizzare più di 50 milioni. Perché faccio questo esempio specifico? Perché anche se adesso il titolo è sospeso per eccesso di rialzo e ha un teorico di apertura ancora più alto rispetto all'ultimo prezzo, la prima regola fondamentale del mercato è cercare di evitare le situazioni in cui la possibilità di perdere è comunque molto alta, perché se un titolo che ha fatto più 100% in poco più di un mese inizia a ritracciare, lo può fare anche in maniera violenta. Per cui io faccio sempre una cernita ogni giorno dei titoli sui quali, se mi sono scappati, amo dire preferisco ammirarli, perché la mia operatività è basata su due cardini principali, ovvero la ricerca di spike. Questa mattina sono riuscito a prenderne due dei tre clamorosi che ci sono stati. Io ho preso quello sul GPI, Genova, Palermo, Imperia, il nome del titolo Alerion, che penso tutti conoscano perché è quotato ormai da tantissimi anni, e ho mancato quello di Italian Sea Group. Quindi, cosa sono Ok. gli spike? Sono accelerazioni violentissime, possono essere sia al rialzo che al ribasso. Se sono presi correttamente, c'è nel 90% dei casi, almeno soprattutto nella prima ora, la possibilità di uscire al rialzo con un buon profitto, rischiando sostanzialmente poco o nulla, perché chi si vuole accontentare tendenzialmente può rivendere quando c'è una sospensione anche nell'asta di volatilità successiva alla sospensione, in questo caso per eccesso di ribasso. Alerion ne ha fatto addirittura una al rialzo, mi è sembrato un po' un eccesso, li avrei voluto shortare, ma non ho trovato le azioni in prestito. Ok, L'altro punto cardine della mia sì. operatività è il trading range. Ovvero, se io individuo dei titoli, ed è più facile magari capirlo su titoli sottili perché hanno degli spread ovviamente maggiori rispetto alle blue chips che si muovono in trading range,
che cos'è che posso sfruttare? Posso sfruttare anche un micro guadagno, certe volte di poche decine di euro, da un minimo di 20-30 euro, esagerando fino a 100 euro, ma la caratteristica del trading range è che il titolo è possibile tradarlo più volte all'interno della giornata, per cui 20 euro, 30 euro possono far sorridere un investitore che ha dei capitali importanti, ma fatto 10 volte all'interno di una giornata fa sì che a fine mese quel titolo potrebbe aver reso anche 2-3.000 euro se continua a mantenersi all'interno di questo trading range che okay. ha disegnato come fosse un rettangolo. Ci sono però nell'operatività in trading range due anche qui caratteristiche fondamentali. Il primo che è la prima, anzi tre direi. La prima è che il trading range deve essere ovviamente molto ben definito, per cui deve essere un laterale, un box di congestione che prosegue da diverse sedute. La seconda deve essere ovviamente quella dei volumi che ci possano permettere questa operatività in trading range, per cui se il titolo scambia poco o nulla difficilmente ci darà queste occasioni. E poi la più importante è che se il titolo esce dal trading range, soprattutto se sto facendo solo un'operatività long e rompe a ribasso, ho una chiusura obbligata alla perdita della parte inferiore del box di congestione. Quindi io principalmente opero su queste due dinamiche qui e devo dire immodestamente che qualche soddisfazione te la sei levata. Ormai me la sono levata, ma sinceramente più che altro quello che un trader serio deve cercare secondo me è la continuità operativa, ecco. Cioè significa sì. magari guadagnare anche solo, io fortunatamente faccio un po' di più, non voglio dire quanto perché sembra, anche 100 euro al giorno, ma me li devi fare tutti i giorni, perché a fine mese sono 2000 euro ed è una sorta di stipendio. Poi col tempo questi 100 euro li trasformerai in 150, 200, 300, 500, oltre diventa difficile. In che senso? Che poi devi essere disposto anche a sopportare delle perdite proporzionali. Esatto. Questo è fondamentale, esatto, che venga ovviamente. Qualcuno ha fatto un articolo 2 settimane fa su un noto quotidiano italiano. Grazie Andrea, sì, ma in realtà io stavo dicendo che poi tu l'hai detto anche più volte ed è così, un trader deve, cioè mette in conto anche poi di perdere, certamente come dici tu, se si dà continuità al lavoro e se si mettono in atto insomma un po' di pratiche di raziocinio, le definisco così, si possono arginare un po' le perdite, insomma chiaramente mi verrebbe da dire che fa parte un po' del gioco, però sempre con un po' di sale in zucca, che forse è un'espressione che ho utilizzato sempre in quell'articolo che tu hai citato e che ti ringrazio per averlo ricordato, insomma, perché si parlava proprio di trading. Andrea, torno subito da te, nel senso che mostro sul nostro calendario macroeconomico i dati pubblicati. Oggi si aspettavano i PMI dell'Eurozona a partire dai singoli paesi, Italia, Francia e Germania. Volevo mostrare una cosa e poi anche quelli proprio dell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo il PMI composito 58,3, in aumento rispetto al 55,7, l'indice di direttori degli acquisti del settore dei servizi italiano 56,7 rispetto al 53,1, quindi assolutamente in rialzo, 57,4 per l'indice PMI market composito francese, anche qui siamo in rialzo, e per la Francia ancora l'indice dei direttori agli acquisti del settore terziario francese in rialzo 57,8. E invece per quanto riguarda la Germania abbiamo un segnale rosso, perché siamo sul 61 per l'indice PMI composito tedesco. Perché segnale rosso? Perché è in aumento rispetto alla rilevazione precedente che era di 56,2, ma gli analisti avevano previsto un rialzo ancora più sostenuto, 64. Stessa cosa, segnale rosso anche per l'indice di direttori degli acquisti del settore servizi tedeschi, 57,5, più alto rispetto al 52, nettamente più alto, 52,8 della rilevazione precedente, ma il consensus aveva azzardato un 58,1. Per quanto riguarda l'Eurozona, e poi chiudiamo la parte dedicata al calendario macroeconomico, l'indice composito dei servizi è 59,5, decisamente in rialzo anche rispetto al consensus, l'indice dei direttori agli acquisti del settore servizi
58,3, e anche dalla Gran Bretagna siamo in rialzo perché abbiamo sia i direttori degli acquisti in su e sia l'indice PMI composito in su. Allora Andrea, ti chiedo, vabbè, una considerazione, ma proprio anche veloce, perché poi passiamo a leggere qualche messaggio dei nostri telespettatori su questi dati, magari unendolo all'analisi più puramente tecnica dei mercati, che hanno iniziato una settimana un po' debolucci di spunti, almeno così sembra. Assolutamente sì, però oggi c'è da dire che avendo l'America chiusa, qualunque dato fosse uscito, a meno che non si fosse trattato di dati clamorosamente negativi, ma non credo che avrebbero potuto spostare l'andamento del mercato. Il lunedì capita 4-5 volte l'anno in cui c'è la borsa americana chiusa, difficilmente ci sono degli spunti particolari. Questa mattina ci sono stati questi tre spike che ho detto, il mercato fino alle 10 è stato anche abbastanza venduto, che è andato a fare un minimo a 25,050 di FIB, e poi siamo andati a fare addirittura 250, per cui 200 punti dai minimi, ma in un attimo, in meno di un'ora, in 40 minuti circa. Questo perché ovviamente ci sono pochi volumi sul mercato. In quasi 2 ore di contrattazione siamo a meno di 4.000 contratti sul FIB, per cui è una giornata sicuramente interlocutoria riguardo non tanto ai PMI, ma soprattutto alle previsioni di crescita in Eurozona, negli Stati Uniti magari il discorso è un po' diverso. Vedo troppo ottimismo. Io sinceramente, mentre stavamo parlando, è uscita una dichiarazione di Pasquale Tridico, o Tridico, non ho mai capito l'accento, che comunque il presidente dell'INPS, ripresa sarà robusta. Sinceramente, sai, io, tutti lo sanno, non ho mai avuto vergogna a dirlo, io sono un dilapidatore seriale, per cui quando posso esco quantomeno a cena fuori, non mi faccio mancare nulla, e vedo i locali veramente deserti rispetto alle estati pre-Covid. Quindi non lo so, sinceramente mi sembra ci sia un eccesso di ottimismo. Poi è ovvio che se facciamo un raffronto sul PIL del 2019 del 2020, il 2021 sarà sicuramente in crescita, però non dimentichiamo quanto abbiamo perso. Per cui, in sintesi, che cosa penso dei mercati? Che i mercati non crolleranno, nonostante siano a dir poco tirati. Avverrà presumibilmente, suppongo tra settembre e ottobre, preso un pretesto per farli scendere, ma al momento non accade, semplicemente perché non ci sono grosse alternative di investimento. Ok, d'accordo Andrea, assolutamente molto chiaro. Allora leggo qualche messaggio, numero WhatsApp lo vedete in sovrimpressione. Intanto c'è chi scrive: buongiorno a tutti, buona Trading Week, complimenti per questa grande iniziativa, grazie per ulteriori spunti, naturalmente siamo sempre qui. Allora iniziamo dal messaggio di Fabrizio, che vorrebbe avere una tua analisi, caro Andrea, di BPM e Atlantia. Ma allora, Fabrizio è un affezionato telespettatore, e sicuramente sa che a meno di situazioni clamorose io non cambio idea, anche se ovviamente ogni tanto farlo è anche sinonimo di intelligenza, perché quando soprattutto si sbaglia una previsione o si ha un'idea diversa, bisogna sempre riconoscerlo se questa viene smentita. Adesso parliamo di Banco BPM, ma il discorso può essere generalizzato all'intero settore bancario. Sì. Io ho ribadito che nel breve periodo vedevo una correzione sul settore bancario, e più o meno è stata confermata nei fatti, perché una BAMI, una Banco BPM, è scesa dai massimi dell'8 di giugno 3,093 fino a un minimo della spinning top quasi doji del 30 di giugno 2,678. Adesso qui poco sopra la 2,70 sta provando a fare una base. Credo che anche nell'ipotesi peggiore il titolo non
andrà oltre la chiusura gap del 13 di maggio, del massimo del 13 di maggio, che è appunto un micro gap lasciato aperto, 2,609, e presumibilmente poi, se non dovesse andare a chiudere il gap ma ripartire da area 2,70, ancora meglio, ritornare almeno in area 2,90. Io non credo ci siano grossi problemi per il settore bancario nell'anno solare 2021, sì. Allo stesso tempo mi stupirebbe il fatto di vederle ancora a questi prezzi nel 2022, perché per me arriveranno sul mercato talmente tanti NPL che non potranno più essere, diciamo, posticipati, come mi pare di aver capito proprio da un'intervista di circa 3-4 settimane fa da parte di Castagna, l'amministratore delegato di Banco BPM. Quindi è un titolo assolutamente da mantenere. Se fa base qui si può comprare con stop sotto 2,609 per un target in area 1,90. Okay. Per quanto riguarda invece Atlantia, sì. Fabrizio ricorderà che io ho detto: attenzione, il titolo al momento non è in pericolo perché non è stato perso il minimo del 19 di febbraio, che era stato 14,795. Abbiamo fatto un minimo il 30 di giugno a 15,09, ma molto realisticamente si muoverà all'interno di un trading range. Questo trading range è più o meno tra 15,22 e 15,23 e i massimi del 15 di giugno 16,645, per cui è, riconosco, un'operatività molto basilare, ma si compra in prossimità dei supporti e si vende in prossimità delle resistenze. Quindi se il titolo dovesse tornare da 16,5 in su, tendenzialmente si vende. Lo stop irrinunciabile, se non il 14,79,5, ci sono due possibilità: o la chiusura del gap lasciato aperto il 2 di febbraio 14,625, o il minimo di quella giornata che è stato 14,09. Oltre il 14,09, anche se credo nel riassetto, perché comunque sono caduti come sempre, come era preventivabile, in piedi i Benetton, devo però comunque chiudere la posizione, perché il titolo a quel punto potrebbe tornare verso area 13. Non credo che questo però si verificherà. Ok, allora, messaggio di Claudio, che saluto, manda un messaggio per chiedere all'esperto Cartisano se è possibile un parere sul titolo Quidel, società di diagnostica quotata al Nasdaq, e Esautomotion invece, che è quotata a Milano. Allora, facciamo velocemente Esautomotion, sì. Che poi l'altra così provo a cercarla al volo, perché io non ce l'ho nei miei grafici, come titolo salvato. Allora, Esautomotion è molto bella, ovviamente ha un problema, che scambia davvero poco, non è neanche distantissimo ormai dai massimi storici che ha toccato a fine settembre del 2018, quando è stata praticamente quotata, che sono stati a 3,905. Ovviamente è un titolo da mantenere assolutamente, gestire uno stop che probabilmente io al momento metterei sotto il minimo a tre sedute, che è 3,42. Mi raccomando, però, vale per il nostro telespettatore ma anche per altri che fossero interessati al titolo, scambiando così poco, diciamo che fa fatica a scambiare più di 25.000 pezzi al giorno, quindi okay. Fa fatica a stare sopra i 100.000 euro di controvalore giornalieri. Mi raccomando, è l'accorgimento da utilizzare, perché in caso di ritracciamento comunque probabilmente un ritorno fino in area 3,20 potrebbe tranquillamente averlo. Okay. Riguardo al titolo che ci ha chiesto, io l'ho trovato, come mi hai detto tu, quotato sul Nasdaq. Esatto, eccolo qua. E mi risulta che valga poco più di $125. Sì, $125.29 esatto. Per la precisione. Allora, la buona notizia è che ha fatto una sorta di doppio barra triplo minimo sporco poco sotto 105. Il minimo di periodo l'ha fatto il 4 di giugno a 103,31.
La brutta notizia è che probabilmente, però è una mia metodologia operativa per il multiday, l'avrei chiuso venerdì in stop profit, perché mi ha perso il minimo di breve periodo, che è stato 125,75 relativo al 30 di giugno, mi ha chiuso. Adesso il titolo potrebbe tornare tranquillamente fino a 119, per cui è ovvio che se non ha chiuso la posizione posso ancora mantenere, però non mi stupirei di rivedere appunto il titolo a 119. Ovviamente quel doppio minimo poco sotto 104 dollari è un segnale di forza, nel senso che il titolo ha rimbalzato in maniera piuttosto violenta. Ieri, ripeto, io avrei ovviamente portato a casa applicando uno stop profit. D'accordo, allora Davide, che ringrazio già per la risposta, scrive: buongiorno Manuela, vorrei avere per favore un'analisi del titolo Ascopiave in carico a 3,51. Allora, Ascopiave io ho voluto tenerla nonostante abbia dato qualche segnale di debolezza, perché è un titolo che detengo da ormai qualche settimana nella mia newsletter finanziaria. Ho incassato il dividendo, non pensavo che portassero il titolo a questi livelli di prezzo, ma magari credevo che potesse fermarsi in area 3,80. Adesso è ancora il momento di provare a mantenere, dandosi uno stop sotto 3,40. Il target naturale di un rimbalzo è attorno a 3,76-3,77. Diciamo che nell'ipotesi migliore non credo che possa tornare sui massimi predividendo, quelli del 27 di aprile a 4,13, ma fino a chiudere il gap lasciato aperto il 30 di aprile in conseguenza dello stacco, quindi 3,98,5. Rimane da sempre una delle mie utilities preferite, perché mi risulta che abbia una gestione del debito più corretta rispetto a tante altre utilities, e nell'Intesa, che comunque è un colosso, ma ricordo sempre che ha più di 50 miliardi di euro di debiti. Ok, va bene, sì, questo bisogna ricordarlo. Allora prendo un altro messaggio. Ricordati, mi chiedono Andrea. Ma allora, Ricordati è un'azienda eccezionale. Ovviamente se c'è problema, semmai è dare una spiegazione ai momenti in cui ha queste correzioni, se vogliamo quasi improvvise, che possono anche rappresentare o hanno rappresentato sempre un'occasione di acquisto. Però quando ti arrivano, tipo quella del 6 di maggio, che il titolo in intraday ti passa da 46,35 a 43,11, ovvio che non te lo spieghi più di tanto, perché sui fondamentali è un'azienda che non si discute. La cosa incredibile è che, nonostante alti e bassi, comunque è tornata molto vicino ai massimi storici. I massimi storici erano stati a luglio dello scorso anno 20, a 49,26. È un titolo assolutamente da mantenere. Se mi dovessi dare uno stop profit, probabilmente mi chiuderei sotto il massimo relativo, quello del primo di aprile, che è 47,38, per un nuovo ingresso non prima di area 46. Ok, guarda, chiudiamo col messaggio di Mariella, che ti chiede se puoi analizzare il FTSE MIB, quindi con una tua view un po' più specifica rispetto all'analisi generale che abbiamo fatto prima. Eccolo qua. Allora, il FTSE MIB purtroppo non è facile da analizzare in questo periodo, perché è un indice. Io seguo sempre il futures, perché per me è più pulito, perché non è ovviamente condizionato dallo stacco dividendi, perché in realtà non ha una vera e propria direzionalità. C'è un aspetto positivo, che è la tenuta della trend line rialzista partita dai minimi del 28 di gennaio, che ha ritoccato il 13 di maggio e quasi millimetricamente anche il 30 di giugno. Questo è un livello molto importante per il breve. Per dare un riferimento,
oggi passa più o meno per area 25.000. Una perdita di questo livello ci riporterebbe immediatamente sui minimi del 21 di giugno, che sono stati a 24.795, e poi al doppio minimo allineato, quindi non è un doppio minimo di figura tecnica, perché normalmente avviene a distanza temporale più importante, è 24.665. Al rialzo difficilmente vedo un ritorno sopra 25.575, o al limite posso pensare a un 25.615, dove c'è un gap ancora aperto. Quindi al momento l'ipotesi maggiore, soprattutto se continueranno a essere così bassi i volumi, sarà un laterale, diciamo, più o meno, direi poco meno di 1000 punti, in basso 24.665, in alto 25.615 come massimo range per i prossimi 7-10 giorni. Poi è ovvio che se viene qualche, io penso sempre a questa variante Delta, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che sia uscito uno studio che per me è molto preoccupante sulle morti in UK per la variante Delta: 0,10 per i non vaccinati, 0,30 per i vaccinati. Ecco, questo dato secondo me è molto molto significativo e molto molto preoccupante, per cui se esce ovviamente una notizia così price sensitive e il mercato si rende conto della gravità della situazione, allora ci potrebbe essere una correzione decisamente più marcata e si potrebbe tornare sul livello chiave che io indico sui 23.650. D'accordo, grazie Andrea Cartisano. Ricorda pure la tua mail e naturalmente i nostri telespettatori così possono rivolgersi a te. info@andreacartisano.it. Grazie come sempre per il tuo aiuto, per la tua collaborazione, la tua professionalità, ancor di più nella Trading Week di Le Fonti TV. A presto, a settimana prossima Andrea. Un caro saluto a tutti. Grazie. Ottimo, allora intanto io vi ricordo, anzi vi avviso perché non l'ho ancora detto, che tra un po' troverete tutti questi interventi della Trading Week sul nostro canale di YouTube, Le Fonti, anche sul nostro sito. Ci sarà proprio una cartella dedicata alla Trading Week, così che potrete rivedere le analisi fatte dai nostri ospiti, che continueranno anche nel pomeriggio e fino a venerdì. Dopo la pubblicità in realtà parliamo di altro, perché parliamo di una società che a breve si quoterà in borsa. Cerchiamo di dare anche qualche esempio di business. Peraltro, se seguite il calcio, il protagonista, l'ospite che sarà con me, probabilmente lo conoscete già, ma vi dirò tutto tra poco.